Ben trovati a Umbria che passione. Con la partecipazione straordinaria dei borghi più belli d'Italia andiamo a conoscere Bettona. Le origini di Bettona sono umbro-etrusche. L'etimo del nome si evince dalla riproduzione della via Merina dove viene denominata Bettona. Fu molto contesa, venne addirittura arsa e demolita, con unica eccezione per le chiese. Nel 1367 il cardinale Albornoz comandò che la città venisse ricostruita in una cerchia di mura più ristretta della precedente ma più fortificata. Bettona viene definita il balcone sull'Umbria per la sua posizione centrale e collinare dalla quale si scorge un panorama suggestivo. Diamo il benvenuto al sindaco di Bettona, Marco Antonini, grazie per aver invitato Umbria che passione. Bettona è uno dei borghi più belli d'Italia, ovvero il balcone dell'Umbria, infatti siamo affacciati su questo meraviglioso panorama, sindaco. Benvenuto a voi, Umbria con passione. Bettona sì, è un bel balcone sull'Umbria, ma prima di essere un bel balcone sull'Umbria è una cittadina di origini molto antiche, perché di origini etrusche, umbro-etrusche, quindi ecco, parliamo di qualche secolo prima di Cristo. Possiamo dire che Bettona è stata la culla della nostra cultura occidentale, la nostra cultura cristiana, in quanto fra storia e leggenda, più storia che leggenda, il nostro patronio, che è San Crispolto, il primo vescovo di Bettona, fu mandato qui a cristianizzare praticamente questa zona dell'Umbria. Quindi noi possiamo dire che le nostre radici, culturali, europee, cristiane, provengono proprio da Bettona, perché San Crispolto ha messo le radici qui a Bettona. Attualmente Bettona, oltre al suo aspetto culturale, noi vantiamo anche dei prodotti molto tipici, soprattutto ecco, olio d'oliva e i nostri prodotti più particolari della nostra terra, il vino. Abbiamo una cantina sociale che produce vini di eccellenza. Quindi Bettona è un posto bello per visitare, oltre a questo splendido panorama che vediamo qui da questa terrazza. Lei mi diceva di San Crispolto, che tra l'altro sarà festeggiato a breve. Sì, il 12 maggio. Il 12 maggio è la festa del nostro patrono, San Crispolto. Festeggiamo il santo in maniera soprattutto religiosa, e c'è anche proprio la sera avanti la processione con l'immagine del santo che viene portata per tutte le vie del paese e con le varie confraternite che fanno da cornice a questo evento. Poi invece, dal punto di vista del comune, dell'assessorato alla cultura, noi ogni anno organizziamo un grande evento con persone di alto livello culturale. Qui a Bettona è sempre un evento su San Crispolto, e lo organizziamo anche insieme ad Assisi. Sindaco, grazie, adesso andiamo a scoprire la sua Bettona. Iniziamo dalla piazza di Bettona con una tavola meravigliosa. Tutti sono accorsi con i loro prodotti tipici per far sì che ci sia un collegamento con gli eventi. Iniziamo da te, che sei? Nazareno. Nazareno, tu rappresenti quale evento? La festa dello sport del cavallo, che si svolge allo stadio comunale di Passaggio di Bettona dal 2 al 11 luglio. Eh sì, un evento molto prestigioso. E il piatto tipico è? Beh, diciamo che si spazia dal maialino classico allo stinco, e poi la specialità delle lumache, che sono un pochino una tradizione nostrale, diciamo così. Accanto a me invece c'è il prodotto tipico per eccellenza, ovvero ci sono tutti i vostri salumi, e tu adesso mi parli di? Della festa sempre del cavallo, sì. Perché questo lo cucino io. Ecco, come si prepara? Dacci gli ingredienti. L'ingrediente è sempre come la porchetta: aglio, finocchio, sale e pepe, ecco, tradizione. Quanto tempo deve cuocere? Beh, questo sulle 2 ore, 2 ore e mezzo è cotto.
forno a legna, legna verrebbe più meglio. Sai che ti dico, accanto a questa pietanza ci avviciniamo a questa bellissima ragazza che è Ilse. Ilse, tu rappresenti una cantina molto cantina prestigiosa, sociale, la cantina sociale di Bettona. E quale vino abbiniamo a questo piatto? Per questo piatto abbiamo scelto il Sangiovese Colli Martani, un vino a denominazione d'origine controllata riserva. Mentre ci fai degustare, noi andiamo proprio alla cantina Bettona. Entriamo alle cantine Bettona e do il benvenuto al presidente Montedoro. Benvenuta Sade, a professore. Lei. Senta, qui c'è naturalmente la chicca di quello che è la produzione tipica per quanto concerne il vino, e adesso con lei facciamo un excursus. Bene, allora cominciamo a vedere tutto il percorso dall'uva al vino, alle bottiglie. Qui appunto inizia il percorso della trasformazione dell'uva in vino. Questa è la zona di ricevimento delle uve che vengono campionate, poi vengono inserite in questi tramogge, sono così chiamate, e avviata il primo processo di trasformazione. Le rosse seguono il percorso, vanno a finire in quei grandi recipienti che sono dei vinificatori, cioè dove si avvia il processo fermentativo. Le bianche, invece il vino bianco, seguono un altro percorso perché il processo di vinificazione avviene appunto all'interno della cantina. Professore, un connubio fra quella che è la tradizione e l'innovazione. Spieghiamo il percorso che andiamo a fare. Sì, questa è la linea dei bianchi e dove vedete questo groviglio di tubi, tubicini, sono appunto l'innovazione. La cantina si sviluppa come tutte le cantine nei vari fasi, nei vari steps, diciamo, di processo. Quindi i rossi abbiamo visto dove vengono ottenuti all'esterno, i bianchi vengono, i vini una volta finiti dove vanno a finire? È una via di mezzo tra una conservazione dei bianchi che avviene in questi grandi recipienti e una fase successiva invece dei vini rossi, che è quello che noi chiamiamo la maturazione del vino rosso nel legno, nelle botti di legno. Queste sono le classiche barrica alla francese, con legni anche americani però, e in cui i nostri vini rossi, Sangiovese, Merlot, Cabernet Sauvignon, eccetera, trascorrono dai 6 ai 12 mesi appunto per poter migliorare, maturare. Da qui il passaggio successivo è l'ultimo che andremo a vedere ed è la fase di cosiddetto confezionamento. Qui ci troviamo nella terza fase, ultima anche, è quella in cui il vino, una volta pronto per essere consumato, viene messo nelle sue confezioni. Adesso ci spostiamo e andiamo a vedere invece come viene accolto poi il pubblico qui alla cantina Bettona proprio per degustare. Perfetto. E ci tengo a dirlo questo, che è una cantina che vende i suoi vini proprio in due ambiti. Uno è quello interno, cioè una sorta di spaccio per intenderci, e poi le vendite verso l'esterno. Ecco, questa è quella che noi chiamiamo l'agorà. Del vino, dove i nostri affezionatissimi clienti arrivano tutti i giorni, e qui abbiamo evidenziato una mostra di tutte le tipologie di vino, ma noi siamo anche produttori di miele, siamo produttori di grappa, siamo produttori di vini liquorosi, siamo produttori di spumante, e però questo è una routine che noi teniamo. Perché? Perché un vino si apprezza quando è anche accompagnato, anzi direi è soprattutto accompagnato alla parte solida, cioè all'alimento. Bene, questo è un vino classico, il nostro fiore all'occhiello, perché si chiama Greghetto, è molto profumato, aromatico, penso che ci sia un microclima che
ne faccio un po' una particolarità aromatica, ed è quello che vendiamo più di tutti, è il nostro punto di riferimento. Vi ringrazio per l'attenzione che avete mostrato per la cantina, con l'augurio di rivederci la prossima Pasqua. Va bene? Grazie professore, è stato un vero piacere. Noi brindiamo e torniamo a Bettona. Ingresso trionfale qui alla piazza di Bettona, grazie a queste meravigliose vespe, grazie al nostro Emanuele consorte. E adesso scendo. Grazie Emanuele, è stato un sogno per me, con la vespa, e scopriamo il nostro assessore Franco. Franco, scendi perché con te ho tante cose da dire di Bettona. Passeggiando per Bettona abbiamo lasciato le nostre vespe. Franco, il tuo borgo. Bettona è definita anche il borgo delle chiese. Sì, diciamo principalmente il borgo delle chiese. Ne abbiamo nel territorio addirittura 17, una volta erano 18, una è stata distrutta negli anni 50. Questa dove siamo ora diretti è? Questo è l'oratorio di Sant'Andrea. È una chiesetta costruita nel XIV secolo, dove contiene dentro affreschi tardo-giotteschi. La chiesa di principale è la collegiata di Santa Maria Maggiore. Siamo all'interno di Santa Maria Maggiore, ovvero la chiesa principale di Bettona. Accanto a me c'è il parroco di Bettona, Don Dario. Questa è la terza chiesa costruita, dicono la prima, un oratorio dove San Crispolto è stato ospitato e ha fatto il primo miracolo qui. La seconda di stile romanico e la terza stile gotico e poi questa neoclassico. Ma la prima era solo un oratorio piccolo. Nel restauro fatto dagli anni 2000 al 2007 ho trovato molti reperti che riguardano sia la chiesa romanica e ancor più la chiesa gotica. Vediamo dove è rimasta una piccola cappellina di stile gotico. Questo è stato un architetto di Perugia, Cerrini, e un altro architetto di Foligno. L'hanno trasformata tutta. Nelle soffitte c'è ancora parte reperti gotici. La particolarità è che nell'abside c'è la pittura del famoso dottore, ovvero il futurista. Sì. Futurista, fatta, dipinta nel 1939. Tra l'altro poi mi diceva che c'è l'organo. Sì, è del 1840. Bellissimo è il tabernacolo. 1593. Ecco, fatto qui da... lavoravano il marmo anche qui. Ci sono due bei angeli qui che vengono da Roma, dicono che siano della scuola del Bernini, in legno. Adesso c'è un piatto tipico. È quello che noi solitamente facciamo per la sagra, che viene quest'anno, verrà dal 30 luglio all'8 agosto. La sagra dell'oca. La sagra dell'oca arrosto.
Allora, e poi naturalmente saranno tagliatelle al sugo d'oca e tutto, crostini, al sugo, tutto insomma l'oca. Tutto a base di oca. Adesso vediamo in diretta la signora che ci dice il nome. Patrizia. Patrizia, dimmi come si fa la pasta. Niente, è semplicissimo, uova e farina. Andiamo a vedere come si faceva una volta. Quindi naturalmente ci sarà una festa, nel senso certo. Che si mangia, però allo stesso tempo si balla anche. Sì, tutte le sere saranno dei spettacoli, la manifestazione che dura 10 giorni e si svolge all'interno del centro storico. Mentre la signora ci impasta, accanto a me ho Romina. Romina, tu rappresenti una tradizione, la tradizione dell'olio naturalmente. E quale tipologia di olio abbineresti a questo piatto con l'oca? Allora, guarda Simona, per esaltare questo piatto io abbinerei il nostro blend Emozione, che è in grado di esaltare questa sapidità di questo piatto molto strutturato. Sai Romina che ti dico? Questa mattina sono andata a trovare una tua conoscenza, andiamo a vedere. Siamo in una delle eccellenze di Bettona e do il benvenuto a Graziano Decimi. Buongiorno. Ciao. Buongiorno. Qui siamo nella tua zona degustazione, nel tuo regno. Sì, qui diciamo sentiamo le nostre fatiche della stagione oliaria. Adesso ti faccio assaggiare il nostro prodotto principale, che è Emozione. I nostri prodotti vengono estratti in purezza e noi vogliamo portare avanti le nostre tradizioni, però con uno sguardo in avanti, cioè vogliamo portare l'innovazione su questo prodotto che fino adesso si è pensato soltanto alla genuinità e alla tradizione, ma noi vogliamo portarlo all'eccellenza. Allora adesso andiamo. Vi faccio vedere da dove arrivano le olive, praticamente passano sì o no 4-5 ore e poi vengono subito lavorate. Allora, le olive arrivano da questa parte, vengono rovesciate in questa cassa e qui inizia il loro percorso, che è la pulizia e la frangitura. Il primo processo importantissimo per il nostro prodotto, che è lì viene rotta l'oliva e quindi escono fuori i profumi, gli aromi. E queste sono delle gramole che dal frangitore la pasta viene portata con una pompa, viene portata nelle gramole. Qui abbiamo il quadro comando dove io gestisco la temperatura dell'olio, perché l'olio deve essere estratto a freddo. Quindi ogni passaggio dal campo alla trasformazione delle olive, all'imbottigliamento, allo stoccaggio, è visto in un modo all'avanguardia. Queste sono la nostra linea, dove abbiamo, come ti dicevo prima, Emozione, il Leccino, il Muraiolo, il San Felice e il Frantoio. Noi diciamo, questi sono i nostri riconoscimenti a livello nazionale. Noi da questa meravigliosa location ti salutiamo. Rientriamo in piazza Bettona con Fabrizio Mazzatosta, all'insegna dei giovani, dicevamo Bettona anche per quanto riguarda la produzione tipica. Con te parliamo di? Del caseificio Mazzatosta, che è appunto la nostra azienda familiare, fatta composta da me e mio padre, aiutati anche da mia sorella. Noi produciamo da oltre 30 anni, dal 1971, questi formaggi che qua vedete esposti. In particolare lavoriamo latte di pecora di zona, raccolto nelle colline qua intorno, e formaggi anche di mucca, tutto latte italiano naturalmente. E la nostra produzione si basa principalmente su prodotti come la caciotta di mucca, il pecorino fatto con latte di pecora puro e anche con latte misto di mucca e pecora. Facciamo anche una buonissima ricotta, anche questa dei tre tipi, di mucca, mista e di pecora. Complimenti Fabrizio, sei stato un grandissimo esempio per far vedere ai giovani quanto ci si dà da fare qui a Bettona. E adesso ti dico che andiamo a vedere una chicca, il museo. Il
il Museo della Città di Bettona si articola nel Palazzo del Podestà del 1371 e nel Palazzo Biancalana. È stato ristrutturato e riaperto nel 1996 e do il benvenuto ad Angela. Grazie Angela. Grazie a voi. E adesso con te visitiamo questo museo che ha all'interno dei gioielli inestimabili. Esatto. Questa è la sala dove sono conservati i pezzi più antichi del museo, sono pezzi etruschi, principalmente ritrovati nelle tombe etrusche che sono qua intorno a Bettona, una è al momento solo visibile. E questi in particolare sono i due pezzi molto rari, che sono i tular, sono dei cippi sepolcrali appunto con delle iscrizioni etrusche ancora di difficile interpretazione. Questa è la riproduzione della tomba etrusca del Colle, ritrovata a Colle di Bettona, ritrovata nel 1913, una tomba molto grande per gli standard etruschi, con la volta a botte, quindi particolare. Al momento tutto quello che è stato trovato nella tomba è conservato nel Museo Archeologico di Perugia, fra cui molti ori che vediamo qui rappresentati in un altro pannello. Questa è l'ultima sala della sezione archeologica, il pezzo forte è la testa di Afrodite in marmo bianco della media età imperiale, bellissima e probabilmente ricalca un modello della Venere pudica perché ha i capelli raccolti con delle ciocche che scendono e questa testa è stata trovata nel territorio fra Bettona e Bevagna. Dicevi che poi tra l'altro questa sezione archeologica è stata aperta da poco. Sì, è stata aperta neanche un anno fa, nel giugno dell'anno scorso, quindi è nuova, con tutto materiale proveniente dal territorio di Bettona. Qui ci sono esemplari di epoca romana, come il sarcofago strigilato o anche la testa di Domiziano che vedete nell'altra sala. Qui si conclude la parte archeologica. Angela, qua c'è l'opera magnifica, cioè il Perugino. Sì, questa è una delle due opere che ha dipinto Pietro Vannucci, appunto il Perugino per Bettona, e più precisamente per la chiesa di Sant'Antonio di Bettona. E in questo caso abbiamo la Madonna della Misericordia con il suo manto a coprire e a proteggere i santi che ha sotto e i committenti. I santi che sono San Girolamo penitente con la pietra che si batte il petto e Santo Stefano con la dalmatica è riconoscibile dopo un restauro dal sasso che è emerso sulla spalla, il sasso che lo identifica perché è stato lapidato. La particolarità è che nei dipinti ci sono i committenti, ovvero i nobili dell'epoca che chiedevano il quadro, esatto, in un certo qual modo. Esatto. E le ricchezze che ci sono all'interno di questo museo di Bettona è che sono proprio appartenenti alle chiese. Sì, esattamente. Quasi tutte le opere conservate all'interno del museo vengono proprio dal territorio, come l'altro Perugino che abbiamo qua, che è un Sant'Antonio, e come dicevi tu prima, anche qui ha il committente rappresentato, inginocchiato, e in questo caso in maniera un po' arcaica perché ha delle dimensioni molto più piccole rispetto al Sant'Antonio, e questo qui è Bartolomeo da Maraglia, un condottiero dei Baglioni, che fu imprigionato durante una battaglia contro i francesi per i Baglioni, fu imprigionato dai francesi e fece un voto durante la prigionia che se fosse stato liberato avrebbe fatto dipingere un dipinto dedicato a Sant'Antonio al Perugino, come fece. Adesso la particolarità è che andiamo a vedere invece come viene raffigurato San Crispolto, ovvero il patrono qui di Bettona, sì, che data la sua tragica morte, appunto avvenuta sotto Massimiano, fu, sì, martirizzato, e viene, esatto, raffigurato come, Angela? Viene raffigurato vestito da vescovo, quindi con il piviale, la mitra, il pastorale, e purtroppo il suo attributo specifico è la sega, perché venne martirizzato con il taglio per medium, come dicono gli Acta Sanctorum, che sono il testo da cui provengono le prime informazioni, tagliato a metà con una sega, quindi un martirio piuttosto cruento. E in questa predella di questa tavola, che è considerata il capolavoro del Donodoni, pittore assisiate, vediamo proprio la sequenza. Nella prima scena c'è San Crispolto che libera un'indemoniata, nella seconda la cattura di San Crispolto e nella terza appunto il martirio. E il resto della tavola è una splendida natività
che rappresenta al suo centro una figura particolare, perché normalmente non c'è la nutrice nei dipinti dell'Adorazione. Siamo nella sala Biancalana, che conserva ancora, come potete vedere, le caratteristiche di una dimora privata ottocentesca. C'è uno splendido camino e un'opera importante da sottolineare è questo San Michele Arcangelo, che fra l'altro è stato in prestito per la mostra del Pinturicchio a Perugia alla Galleria Nazionale dell'Umbria, e un affresco staccato dalla chiesa di San Crispolto a Bettona. Altre opere importanti in questa sala sono questa coppia di tele di Giuseppe de Ribera, lo Spagnoletto, un San Pietro e un San Paolo. Tra storia e innovazione, tra storia e gioventù, perché i giovani sono molto partecipi qua a Bettona, tant'è che c'è una squadra di calcio che sta avendo dei grandi risultati, vero? Beh, dei buoni risultati per un paese come Bettona, piccolo come Bettona, diciamo. È una squadra di calcio che è stata rifondata, diciamo, perché all'inizio di qui c'erano due squadre di calcio, una della frazione di passaggio di Bettona e una di Bettona. Io ho ripreso questa attività calcistica e abbiamo fondato nel 1996 una squadra di calcio, e nel 1999 abbiamo riunito anche l'altra squadra di passaggio di Bettona, abbiamo fatto solo una società. Quanti che si chiama Real giocatori Virtus. Avete di Bettona? Perché questo è un vostro vanto. Di Bettona, no? Abbiamo, diciamo, che giocano in prima squadra, ci sono 6 giocatori, e dopo ci abbiamo anche una juniores dove ci sono diversi giocatori di Bettona. E anche l'allenatore è di Bettona. L'allenatore è anche bettonese. Dallo del sport posto. Anche alle attività ricreative, tant'è che c'è un circolo ricreativo proprio a passaggio di Bettona. C'è un bel circolo ricreativo che racchiude parecchi giovani che poi, ecco, adesso stanno facendo anche una biblioteca all'interno del circolo, e poi sviluppano anche altre attività. Sì, tra cui quelle teatrali. Principalmente quelle teatrali. Tant'è che è ubicato al di sopra di quello che è il teatro. Sì, sotto ci abbiamo un bel teatro che ha circa 300 posti, e ecco, dove anche, diciamo, una volta alla settimana ci sono delle rappresentazioni teatrali. Franco, adesso ti ringrazio e io proseguo qua nel tuo borgo. Tutti in festa a Bettona, altro grande evento, siamo con Emiliano, priore della confraternita Madonna del Ponte. Allora Emiliano, questa festa è una festa dove il piatto tipico è? Gnocchi di patate ripieni di ricotta. Ah, perfetto. Senti, la festa quando si svolge? Si svolge dal 1 al 12 settembre. E come si svolge questa festa? Abbiamo anche lo spettacolo che avviene dopo le 21 e si protrae fino a verso mezzanotte. Grazie carissimo, adesso mi sposto perché è arrivato il momento del dolce, ecco la signora. Signora, sì, lei è? Io mi chiamo Maria. E lei fa dei dolci tipici qui, sì, di Bettona. Sì, si chiamano questi dolcetti zuccherini di Bettona. E l'altra invece è una torta? Una ceramicola, umbra, tipo umbro. Questo è zuccherini di Bettona fatta con anice, uvetta, pinoli e l'olio nostro dei nostri colli bettonesi. Bravissima, adesso abbiamo sempre l'abbinamento. Sì, questo si abbina bene con il Suavis, il vino liquoroso dolce che è molto aromatico e quindi si sposa bene con l'aromaticità degli zuccherini che contengono uvetta e anice, e anche con la ceramicola che contiene il kermes. Grande sommelier della cantina Bettone, adesso andiamo a vedere un altro evento molto importante qui a Bettona. Eventi principe qui a Bettona è il presepe vivente. Il nostro presepe si svolge dentro, tutto dentro al nostro borgo, nelle piazzette, nei vicoli che sono per il momento i più dimenticati. In questi giorni delle rappresentazioni questi vicoli e piazzette ritornano a vita e vengono riproposti i vecchi mestieri, di cui il fabbro è un esempio. Il nostro presepe è completamente recitato.
cioè sono 200 comparse che recitano, quindi è uno spaccato di vita, è un teatro itinerante, è un intero paese che vive un momento magico per il Natale. Sai, ora mi sposto e vado a trovare, passo dietro ai figuranti meravigliosi. Carissimo, sono vicino a te perché tu, tra l'altro, stiamo dicendo appunto con Francesco, lo fai tutto l'anno, nel senso questo è il tuo mestiere. Certamente, sì, è un mestiere che viene tramandato da mio padre, che a sua volta è stato imparato da altre persone, da sempre il figlio e il papà. Perciò è la quarta generazione che siamo qui a Bettona. Sembrerebbe che anche da prima del 1855 ci fosse questa attività da fabbro. Io ti ringrazio, adesso andiamo e saluti finali qui a Bettona. E mentre arrivo ai saluti finali, il momento della merendina con la famiglia Decimi, grazie per essere stati con noi, buon appetito carissima, adesso vado in mezzo alle istituzioni, il sindaco, prego Franco, grazie per questa bellissima ospitalità, avete un comune, un borgo meraviglioso, sindaco, perché c'è stata una partecipazione straordinaria, molto simpatici tutti tra l'altro. Ma io ringrazio tanto questa vostra trasmissione, perché veramente è un piacere avervi qui e vedere tutta questa cittadinanza che ha partecipato proprio con gusto, con una partecipazione spontanea, bella, piena. Franco, grazie, perché senza di te tutta questa organizzazione non ci sarebbe stata. C'è la collaborazione di tutti. Venite tutti a Bettona, grazie a tutti, arrivederci con Umbria che passione, ciao, alla prossima.